un convegno promosso dall'Associazione Culturale Panfilo Serafini per tornare a parlare del Risorgimento, con una chiave di lettura del tutto nuova. Più di 150 studenti delle scuole cittadine si sono dati appuntamento all'auditorium dell'Annunziata per ascoltare e per proporre i propri studi sul Risorgimento, sui fermenti rivoluzionari nel Mezzogiorno e nell'Abruzzo attraverso la figura di Panfilo Serafini. L'obiettivo è quello di avvicinare i giovani alla straordinaria figura di Panfilo Serafini e al periodo storico-sociale del Risorgimento italiano, ma anche fargli scoprire i personaggi migliori di Sulmona, insomma, che noi non ci vogliamo fossilizzare sulla figura di Serafini, ma anche allargarci a tutto il nostro passato migliore, insomma. Penso che alcuni messaggi siano passati, soprattutto penso che loro hanno visto una realtà poliedrica, quella che non emerge da un manuale scolastico. Oggi hanno parlato diversi relatori, di cui alcuni giovanissimi, alcuni erano stessi studenti di scuola secondaria, quattro studentesse del liceo classico, ad esempio, persone giovani che parlavano a giovani. E questa è stata la novità, e forse il fatto che siamo riusciti a tenerli avvinti diciamo, alla narrazione. 8 le esposizioni presentate dagli studenti che hanno utilizzato le nuove tecnologie per rendere più accattivante il proprio intervento. Un film, Noi credavamo, sugli aspetti più controversi della lotta risorgimentale e una pièce scritta e interpretata da una giovane studentessa incentrata sul biennio rivoluzionario 1848-1849. I briganti nel nostro territorio assolutamente non agiscono politicamente, ma agiscono per le condizioni di estrema povertà, ma anche di estrema ignoranza, perché non tutti i contadini reagiscono da briganti, solamente più ignoranti e più violenti. L'unico motivo per cui i briganti quindi lottano in questo territorio è il proprio sostentamento. Questa vicinanza tra il Briganti e Serafini, esclusivamente per il fatto che vengono puniti con il carcere, la morte, quindi con gli stessi sistemi, con la stessa violenza. Perché? Perché Serafini è un intellettuale che agisce in qualche modo, diciamo, non proprio, non è proprio un vero e proprio rivoluzionario, però è un primo vero democratico nel nostro territorio, che inneggia la libertà e in qualche modo spaventa i Borboni, spaventa il potere più di quanto potessero fare i briganti, perché sarebbe stato in grado di convincere la gente. La sessione del mattino, che ha coinvolto le scuole, è stata coordinata da Rosa Gianmarco, dirigente dell'Agenzia di Promozione Culturale di Sulmona. Nel pomeriggio, invece, Paolo Macri, storico e docente ordinario presso l'Università Federico II di Napoli, è stato intervistato da Francesco Giasi, vicepresidente della Fondazione Gramsci di Roma, sul suo ultimo saggio dal titolo Unità a Mezzogiorno, come l'Italia ha messo assieme i pezzi.